Vediamo allora il nostro servizio sull'emergenza smog con Silvia Zerilli. Persistono fondati i motivi di tutela della salute pubblica. Con questa motivazione il Comune riconferma l'ordinanza del blocco del traffico per domani e sabato. Nonostante il calo dei valori di PM10 a Milano, spiegano, per una sola giornata ci sono altre minacce. L'ARPA ha registrato, dice il sindaco Pisapia, lo sforamento dei valori di allarme di biossido di azoto, forte irritante delle vie polmonari, e le previsioni meteo inquinanti indicano un rischio di accumulo crescente nel fine settimana. Pisapia, dopo che la provincia aveva riportato l'ultimo dato in calo di PM10, aveva detto di controllare l'evolversi della situazione di ora in ora, aprendo così una sorta di spiraglio alla revoca, chiesta anche dai commercianti. Ma in serata la decisione, nei due giorni, blocco del traffico e chiusura delle scuole, confermato il piano straordinario di lavaggio delle strade, il blocco dei veicoli Euro 3 diesel, l'apertura straordinaria dei negozi fino alle 24 e le misure per la riduzione di un grado del riscaldamento. Tra i favorevoli al blocco l'assessore regionale alla sanità Bresciani, contrario quello al commercio e turismo Maullu, che parla di provvedimento contro gli interessi dei milanesi e chiede circolazione gratuita per due giorni sui mezzi pubblici. E stamattina sul sito dell'ARPA c'è già un primo dato sulla giornata di ieri, c'è nuovamente uno sforamento nella centralina del Verziere della soglia antismog.